siamo a una nuova partita a Bloodborne, gente. Nel video precedente ho sconfitto il boss irrinato. Mi ha permesso di accedere a una nuova area, quindi l'aula magna al secondo piano. Quindi ci facciamo un giro. Io ho ancora Tonirus, però con questi tizi non so quanto possa essere efficace, sinceramente. Questa è la parte superiore dell'aula magna. Boh, facciamoci un po' di giri così. Allora. Questi sganciano, eh? Qua ho un bel millone, ragazzi. Tiro su. Un sacco di roba. Nel senso che sono tanti mille echi per questi nemici. Sedativi. Oh. Oh, ma non era mica morto. Qua mi sputacchiano anche dall'altra parte. Una lettera. Maestro Willem aveva ragione, l'evoluzione senza coraggio sarebbe la rovina della nostra razza. Qua sono indizi che però non è che danno grandi spiegazioni, per la verità. E vabbè, facciamolo fuori. Con attacchi veloci comunque questi, insomma, tendono ad andare giù facilmente. Temi imboscata. Ma infatti questa è una porta che è all'esterno sicuramente. Oh cavoli, prendiamoci una fiala, va. Dai. Niente, qua fiale proprio. È tempo di rispetto, tratto insetto con cura. Ah, giusto, giù di là c'è il tizio, quello che mi parlava dall'altra parte. Quindi bisogna stare molto attenti. Io mi farei un altro giro di qua, sinceramente, per prima cosa. Poi. Ok, qua avevamo già visto. Meraviglioso tesoro. Sì. Ok. Qui c'è il nostro amico vecchietto. Oh,
Mi fa male sentirlo. Il tuo risentimento contro di me è mal riposto. Ho condiviso con te un grande segreto e hai assistito a un miracolo che ti ha reso più forte. È tutto chiaro e semplice. Ora te lo devo dire. Tu eri un agnello per il mio Dio. Beh, tu non dovevi saperlo. Non era una cosa che dovevi sapere. Ma tutto è bene ciò che finisce bene. Ma come? E quindi? Non importa, questi dettagli sono inutili. Ormai siamo buoni amici e questo esprima ciò che le parole non possono. Ok, niente, non aggiunge nulla di nuovo. Ma mi ero preparato come se fosse uno scontro all'ultimo sangue, in verità è un fifone che... Niente, insomma. Allora, abbiamo visitato tutto da questa parte, procediamo per... di qua. Madonna, oh cavoli. Va bene, vediamo di far fuori subito la... Ok, mi sa che... forse... questi che... esplodono. Oh, che schifo. Ah, non volevo, pensavo di avere la pistola, sinceramente. Ok, la donna suona la sinistra campana. Nessuno ha risposto. Il che significa che se riesco a ammazzarla, poi lei non rientra più. Pezzo di pietra di sangue, benissimo. Ok, siamo ancora tipo... tipo alla frontiera dell'incubo, qualcosa del genere. Una lanterna. Ottimo, possiamo ripartire da qua. Cos'è? Ah, ma questo qua è tipo follia. È la follia che sale quando si illumina qualcosa, anche se non ho ben capito cosa. Follia. Follia. Più 200, foglia più 200 vuol dire che è praticamente il doppio di quella che... Incubo Mensis. Sì, è questo qua. Rompo le palle, serpentine. Non sono da sottovalutare perché sembrano... mi togli anche dell'energia. Ragazzi, proviamo ad andare di qua. Non so neanche io sinceramente dove andare. Facciamoci una corsa, andiamo a vedere dove
andiamo a finire perché... Ottimo. Ah, fantastico. Questi sganciano 3000, ragazzi. 3000. Allora io ritornerei. Beh, qua c'è un'altra lanterna. Qua non si può andare avanti. Quindi io ritornerei indietro. Una volta che riesco a raggiungere quella cavolo di stanza, magari interrompere questa maledetta cosa. Ottimo, ah, i serpentini. Sembra però che si possa passare di qua. Qua ci sono i gigantoni. Facciamoci una corsa. Qualcuno lassù mi ha graziato. Allora, via. No, 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 no. Vai via, cazzo. Vai via, vai via, vai via. Entriamo qua dentro. Entra qua dentro. Apri. Apri sta maledetta porta. Eccoli. Non ne ho, ragazzi, di armi lunghe. E sti cazzi. Oh! Beh. Beh, però anche con le armi corte, ragazzi, va giù. Allora, facciamo... Eccola. Perfetto. Perfetto. Quindi, intanto, campanellino ha smesso di rompere le scatole. Lama d'osso dello sciamano sarà qualcosa che può essere lanciato. E questa situazione: veleno efficace, arma lunga efficace. Non ho armi lunghe, ragazzi, quindi che devo fare?
Ambientazione spettacolare. La camera doveva essere tipo da questa parte. Ok, arriva. Cazzo. Magari così. Il ragno. No. Però almeno c'è una cosa positiva che intanto mi prendo i miei Yeti. E poi muoio. Questa è una cosa molto positiva. E muori, cazzo! Ok, lui resta ancora lì. Lui resta ancora lì. Cosa facciamo? Facciamo un tentativo? Palle sta polverina! Via, via, inutile insistere perché tanto mi chiude nell'angolino. Via. Curiamoci. Muori, muori. Oh. La tentazione è forte, è molto forte la tentazione, però io tornerei con calma. Il cacciatore è stato sconfitto, il ragnone poi lo posso evitare e secondo me sarà molto facile dal prossimo tentativo. Torniamo indietro, usiamo il marchio del cacciatore e usiamolo per salire di livello. Bene, gente, sono salito di livello un pochino, l'almovara è stata esplorata. Io terminerei qua il video e poi nel prossimo video ho un'idea più chiara dell'area e sicuramente riuscirò a proseguire oltre. Recupererò sicuramente un po' di fiale di sangue prima di proseguire. Ci vediamo al prossimo video, spero che il video vi sia piaciuto. Un mi piace, un'iscrizione al canale, ciao a tutti!